Salve a tutti, io sono Ilenia Tinirello, grazie per questo invito, per questa introduzione, questa è anche la mia mail, se per caso a valle di questo intervento ci fossero curiosità di qualunque tipo mi voleste contattare. Abbiamo parlato di varie applicazioni dell'intelligenza artificiale, mi sentite? Ah, ok, un po' più vicino, sì. Nell'intervento precedente abbiamo parlato di varie applicazioni nell'ambito giuridico, nell'ambito medico. L'applicazione di cui parlo io è un'applicazione che è sempre nell'ambito ingegneristico e che riguarda le reti 5G, che sono un po' l'ultima evoluzione delle reti wireless, anche se in realtà stiamo già lavorando alle reti di sesta generazione, anche se il 5G non l'abbiamo ancora visto. Allora, come pensavo di organizzare questo breve intervento? Cercherò, diciamo, di recuperare qualcosa visto che siamo un po' in ritardo. E volevo fare una brevissima introduzione sulle reti 5G, giusto per cercare di chiarire quali sono gli elementi che ne determineranno la complessità tale per cui l'intelligenza artificiale avrà un ruolo essenziale per la gestione di questi sistemi. Poi andremo un pochino più nel merito per cercare di vedere quali sono alcuni scenari applicativi tipici in cui l'intelligenza artificiale potrà fare la differenza. E infine volevo discutere un esempio concreto su cui abbiamo anche lavorato con il nostro piccolo gruppo di ricerca all'Università di Palermo, che riguarda la possibilità di definire dei meccanismi di intelligenza per migliorare la coesistenza di tecnologie diverse. Allora, faccio una brevissima premessa, scusate se magari banalizzo qualcosa, ma è giusto per cercare di intercettare un po' tutto il pubblico, che immagino possa essere anche un po' composito. E contrariamente a quanto molti nell'immaginario collettivo possono immaginare, una rete cellulare, una rete wireless, si compone solo in minima parte di un collegamento veramente wireless, che significa senza fili. Cioè, quello che noi vediamo è l'edge della rete, la parte periferica, il nostro cellulare che si collega a una stazione base, ma poi è necessaria quella che tecnicamente si chiama la core network, il cuore della rete, che è responsabile di stabilire un percorso sia verso le reti esterne, ad esempio internet, ormai la gran parte del nostro traffico è traffico dati, sia ancora verso un'altra stazione base e quindi con l'utente finale. Quindi non è che la nostra chiamata viaggia in aria dal nostro cellulare fino al nostro amico che si trova magari a Milano, la nostra chiamata viaggia in aria soltanto nel primissimo link. Quindi le reti cellulari hanno queste due componenti fondamentali: quella che si chiama la rete di accesso, come dice lo stesso nome, serve per entrare dentro la rete, e poi quella che si chiama la core network, la rete di commutazione. Ora, il 5G, che cosa vuole fare il 5G? È stato progettato partendo dai requisiti. Rispetto alle reti di quarta generazione, abbiamo già avuto l'accesso dati a larga banda, cosa vogliamo di più? Tre cose. Quella che viene definita, diciamo, extreme mobile bandwidth, cioè questa banda estrema, queste velocità così strabilianti che ci permetteranno di fare realtà aumentata, realtà virtuale e mobilità. Quindi vogliamo andare ancora più veloce. Ma non è questa probabilmente la novità più significativa. Poi vogliamo l'ultra reliability, cioè noi vogliamo una rete super affidabile e super reattiva, quella che spesso viene anche chiamata la internet tattile, cioè una rete che possa darci un feedback così veloce come il nostro senso del tatto, che dicono i medici sia il nostro senso più interattivo. E questa è una cosa che richiede di ripensare profondamente non solo la rete ma anche la core, perché se io devo raggiungere un server che sta sul cloud chissà dove, non ce l'ho il tempo per avere questa ultra reattività. E poi la terza cosa di cui abbiamo parlato ampiamente, la possibilità di connettere questo numero elevatissimo di dispositivi, anche molto semplici, che sono questi oggetti intelligenti per le applicazioni di IoT. Voglio fare queste tre cose con un'unica rete, ma sono tre cose anche molto diverse. Allora, da un punto di vista dell'utente, questa è un po' una brevissima storia di come si sono evoluti i nostri cellulari. Ieri ne parlavamo un po', diciamo, nel pre-evento dell'organizzazione di oggi, rimembrando che cos'erano i cellulari di prima generazione, veramente delle radio molto primitive. Poi è venuto il GSM, i messaggi, l'SMS sembrava una cosa strabiliante. Poi abbiamo avuto i dati, l'ultra velocità, il 5G ci permetterà ancora di più, ci permetterà i veicoli a guida autonoma, i droni, ci permetterà tutto questo e forse anche di telefonare, cioè telefonare ormai è diventato praticamente un optional. Da un punto di vista della rete, ecco,
tutto quello che noi non vediamo, al di là di tutte queste applicazioni strabilianti, è una complicazione non indifferente dell'infrastruttura di rete. Chiaramente la rete cellulare si chiama cellulare perché è fatta da tante celle, cioè ci sono queste stazioni base che coprono il territorio permettendo un riuso di frequenze, cioè il fatto che come per magia moltiplichiamo le risorse radio che per loro natura sono finite, grazie al fatto che abbassiamo le potenze in trasmissione e riusciamo a sentirle solo in un piccolo ambito che è la cella. Ora, ma rispetto al 2G, al 3G, già il 4G è un'infrastruttura abbastanza complessa, dove abbiamo celle grandi e piccole che coesistono, stazioni base che parlano con gli dispositivi ma che parlano anche fra loro, che si coordinano, che già implementano dei meccanismi di intelligenza di cui ora diremo qualcosa di più. Nel 5G che cosa succede? Succede che la gran parte di quelli che prima erano dei dispositivi ad hoc progettati per l'infrastruttura di rete diventano dei dispositivi cosiddetti general purpose, cioè si ha la completa softwareizzazione della rete, adesso ne riparleremo, quindi tutto viene definito via software, e si ha anche la possibilità di mettere assieme a queste stazioni base non solo possibilità di trasporto di informazione, ma anche dei piccoli computer, cioè il cloud portato all'edge della rete, quello che tecnicamente si chiama mobile edge cloud, che potrà stare sulle stazioni base oppure su dei siti intermedi periferici, con risorse di elaborazione e di storage, proprio per avere questa ultra reattività. Quindi noi porteremo anche il cloud nella periferia della rete. Allora non è solo un'evoluzione della rete cellulare di per sé, ma è un'evoluzione della stessa internet, perché cambia proprio il modello di servizio rispetto a quello che abbiamo utilizzato finora. E giusto per fare un paragone, così come le nostre applicazioni desktop, non so se questo puntatore funziona, vabbè, poco importa, le nostre applicazioni piano piano si sono spostate prima sul server web, poi si sono spostate sul cloud, non abbiamo più dei supporti come il CD per memorizzare i film, ma usiamo, diciamo, tutti i documenti che stanno in rete. Allo stesso modo i nodi di rete un po' diventano dei nodi, diciamo, semplificati, riprogrammabili, e tutto quello che è la logica che li controllerà si sposta in software con una ridistribuzione dell'architettura di processing e di storage di rete. Quindi, giusto per riassumere, oltre ad avere nuovi livelli fisici, di cui non vado nei dettagli, possibilità di utilizzare antenne multiple, cosiddette bande millimetriche, che saranno anche una novità del 5G, oltre al fatto che avremo celle più piccole, tutta quella grande disponibilità di banda di cui abbiamo parlato, probabilmente la novità più significativa è questo aspetto estremo della softwareizzazione. Già l'avevamo un po' nel 4G, nella core network, ma adesso ce l'avremo sempre di più anche nella rete di accesso, quelle due componenti di cui parlavamo all'inizio, con la rete che di fatto diventa un enorme computer in cui noi stessi siamo immersi, se ci pensate, perché ci abbiamo il trasporto come se fosse il bus a cui siamo abituati all'interno del calcolatore, e ci abbiamo queste CPU distribuite e delle memorie distribuite. Ci sono dei vantaggi nel fare questa softwareizzazione, dei vantaggi per l'operatore e per gli utenti, perché io non devo più comprare degli apparati appositi, non devo più comprare un armadio, una stazione base che avevano certi costi, ma posso comprare dei componenti riprogrammabili via software. E così come nel mondo, diciamo, dei computer, adesso va tanto di moda il concetto della virtualizzazione, cioè della possibilità di realizzare sullo stesso hardware fisico diverse macchine virtuali, allo stesso modo come farà la rete a rispondere a quelle esigenze così diverse di cui abbiamo parlato? Creando delle macchine virtuali, cioè delle slice, tecnicamente si dice, di rete sovrapposte, come se fossero delle reti completamente indipendenti. Se io anche volessi costruire una rete che copra tutta l'Università di Palermo, al posto di costruirmi la rete mia, potrei chiedere all'operatore: per favore mi dai una slice di rete, mi realizzi una slice di rete con queste caratteristiche, con queste prestazioni in questo territorio, e queste slice di rete potranno coesistere, chiaramente si disturberanno in qualche modo l'una con l'altra, ma l'operatore dovrà anche gestire la coesistenza di questi segmenti indipendenti, che come in una macchina, in un calcolatore c'è il problema dell'isolamento tra le macchine virtuali che creo. Immaginate cosa significa fare coesistere queste slice di rete in un sistema così complesso. Scusate se mi sono dilungata, ma adesso cerchiamo di capire perché
in questa complessità l'intelligenza artificiale può avere un ruolo importante. Allora, se qualcuno di voi, non so, ha mai visto quale poteva essere l'elenco dei parametri di configurazione di una stazione base GSM, vi farò vedere alla fine che esiste la possibilità di creare delle stazioni base completamente open source, ci sono dei progetti aperti e quindi se scaricate questo software ve ne renderete proprio conto in prima persona. Beh, ci sono una decina di parametri da configurare, fondamentalmente la potenza di trasmissione, i canali che alloco in quella cella, poi magari qualche identificativo, ma niente di più. Se voi invece guardate lo stesso software open source che si può utilizzare per configurare una stazione base LTE, beh, vi scontrerete con un centinaio di parametri da configurare che riguardano varie cose, perché ora anche le antenne sono intelligenti, sono direzionali, posso configurare dei beam mobili, fissi, perché adesso le risorse, i canali li posso dare agli utenti ma li posso cambiare nel tempo per inseguire le loro condizioni di canale, perché posso implementare dei meccanismi di coordinamento fra più siti e perché mi posso coordinare con le altre tecnologie precedenti. 100 cose da configurare. Immaginate il povero progettista di rete che era abituato a fare la sua pianificazione tradizionale e che adesso deve trovare la configurazione ottima, anche magari con degli strumenti avanzati, simulatori, eccetera, di 100 parametri per stazione base. Immaginate quante stazioni base ci sono nella rete, e nelle reti 5G questo spazio di configurazione peggiora ancora, peggio mi sento a pensare che cosa significherà lavorare con situazioni del genere nelle reti 5G. Allora, può andar bene l'approccio che abbiamo utilizzato fino ad ora? Come funzionano le reti oggi? Le reti oggi sono già delle reti intelligenti. In che modo sono intelligenti? Sono intelligenti perché implementano delle logiche di decisione nostre e c'è intelligenza a tutti i livelli della rete. Adesso per i non esperti non so quanto è familiare vedere il problema della creazione della rete a livelli, però di sicuro io devo trasmettere dei dati e posso usare velocità diverse, come utenti lo sperimentiamo tutti i giorni. La velocità a volte io dico ma oggi la rete va meglio, oggi a casa mia il wifi va peggio, perché? Perché la nostra scheda si adatta, sceglie di andare più veloce o meno veloce a seconda di quanto il suo canale è interferito, di quanto sono lontano dall'access point. Ma poi posso avere intelligenza nell'allocazione dei canali, sappiamo che internet è intelligente perché trova percorsi anche quando si rompono dei link, e poi abbiamo sistemi di intelligenza ad esempio nei nostri firewall per trovare delle intrusioni, per rilevare dei comportamenti anomali, quindi abbiamo già dei meccanismi di intelligenza che però vedete sono sempre abbastanza settorizzati, affrontano un problema per volta e soprattutto implementano delle logiche che abbiamo deciso noi. Allora, una cosa di cui abbiamo parlato più volte oggi è proprio un cambio di prospettiva tra come risolvo il problema della pianificazione con un approccio tradizionale e come lo risolvo con l'intelligenza artificiale. Allora, tipicamente, se io avessi un problema banale, devo distinguere i punti in azzurro dai punti in rosso e supponiamo che ogni punto sia un oggetto che è stato digitalizzato con due parametri, non so che mi rappresentano, x con 1 e x con 2, allora io, che ho fatto un corso di fondamenti di informatica, che dico facilissimo, basta dire se sono sopra o sotto quella bisettrice, confronto x con 1 con x con 2, se x con 1 è maggiore di x con 2 sono rosso, altrimenti sono blu. Ma sono io che ho estratto questa regola, sono io che ho trovato la soluzione al problema. È molto diverso se io non costruisco il modello blu, ma prendo un modello black box, non so come è fatto, è un modello che si addestra da solo, e gli fornisco degli esempi, io gli dico guarda che i punti 1, 2 e 3 sono dei quadratini, mentre i punti A, B e C sono dei pallini, cioè io faccio imparare il modello per esempi, e questa è una cosa che abbiamo detto più volte, un po' come fanno i bambini quando ci vedono fare le cose e poi ripetono quello che stiamo facendo. Ma a questo punto, questo modello di cui io magari posso anche non sapere niente, cioè per certi versi io posso utilizzare quel modello black box anche senza sapere niente di matematica, prendo quel modello dalla libreria, gli metto in pasto dei dati d'ingresso, lo addestro e poi se gli do un dato nuovo lui farà la sua valutazione, ad esempio se l'ho addestrato bene mi dirà che quello è un dato rosso. Allora dove sta la vera novità? La vera novità sta nell'aver invertito la prospettiva. Se ho un problema troppo complesso in cui io non sono più in grado di estrarre delle regole perché non devo trovare quella bisettrice facile, posso utilizzare questi modelli preaddestrati, mettere dei dati in ingresso
capovolgere. Io non do più dei dati e un programma per avere un'uscita, ma metto dei dati e tante uscite per estrarre delle regole, per estrarre quella che si chiama conoscenza. La parte facile è scegliere più o meno il tipo di modello da addestrare. Appena ho un po' di esperienza, magari sceglierò il regressore lineare, sceglierò l'albero, sceglierò la rete neurale, eccetera. Però l'esperto di dominio, cioè quello che sa come funzionano le reti, cosa deve fare? Deve identificare quali sono quei parametri che mi permettono di trovare delle decisioni che abbiano senso. Cos'è che fa della mia rete una rete veramente intelligente? Cos'è che devo alla fine decidere? Quei famosi 100 parametri da configurare nella stazione base. Allora io raccolgo dei dati, faccio delle prove e comincio a vedere quando è che le cose funzionano bene e funzionano male. Quindi devo identificare i parametri che più di altri mi caratterizzano il fatto che il mio sistema sta funzionando bene oppure sta funzionando male, quelle che abbiamo chiamato caratteristiche o features. E ci sono vari modi per farlo, posso deciderlo io, che sono da tempo ingegnere di sistemi di comunicazione wireless, oppure addirittura posso usare quelli che si chiamano approcci deep, in cui metto un po' di tutto e faccio estrarre persino le features da sole, via via, al meccanismo di apprendimento. Ora non è detto che mi esca fuori qualcosa di sensato, però poi rimescolo un po' i dati e prima o poi magari riuscirò a gestire la complessità di un approccio di questo tipo. Allora, cosa c'entra l'intelligenza artificiale con le reti? Qual è la soluzione verso cui stanno andando queste reti? Per il momento con una specie di approccio esterno, cioè noi stiamo aggiungendo funzioni di intelligenza artificiale alle reti, mentre vi farò proprio un brevissimo cenno sui sistemi 6G, dove invece l'intelligenza artificiale è già nativamente dentro i protocolli di rete. Allora, oggi, adesso questa slide ho dimenticato di mettere la fonte, è un po' sgranata perché è un'immagine di quelle classiche quando si parla di intelligenza artificiale e reti, devo in qualche modo implementare quel ciclo lì, devo fare sensing, cioè devo monitorare la mia rete, cosa sta succedendo, gli utenti sono contenti, sono insoddisfatti, c'è troppa interferenza, c'è troppo rumore. Poi devo cercare di elaborare un po' questi dati a scopo predittivo, devo fare dei ragionamenti e trovare i parametri da configurare sia sulla parte di edge, quindi sulla parte radio, sia sulla parte di core, perché posso implementare queste logiche anche per configurarmi tutti quegli elementi di commutazione responsabili di trovare i percorsi nelle reti cellulari. Quindi questo processo nell'insieme rappresenta la nostra intelligenza attraverso un meccanismo che a volte è anche di apprendimento sul campo, quindi io posso prima addestrare dei modelli per avere degli elementi predittivi, per essere in grado di dire se metto questa configurazione probabilmente le cose funzioneranno così. Dopodiché potrei anche forzare la configurazione che ho scelto, rifare delle osservazioni e iterare questo meccanismo attraverso quello che a volte viene anche chiamato reinforcement learning, cioè io posso anche imparare piano piano perché a volte faccio una cosa e vengo premiato, le cose stanno andando meglio, a volte faccio una cosa e mi accorgo che invece ho preso una decisione sbagliata, allora posso anche via via aggiornarmi sul campo. Perché tutto questo possa funzionare? Devo raccogliere dei parametri, cioè cosa devo osservare per capire se la mia rete sta funzionando oppure no. Abbiamo fatto l'esempio delle immagini dove io dovevo riconoscere il gatto, allora lì c'è un'immagine con dei pixel, ma in una rete cosa ho? Se devo riconoscere una mail, devo capire se è spam oppure no, magari analizzo le parole, ma nella rete la domanda che mi devo porre è capire quali sono i parametri che mi serve monitorare. Beh, una delle cose più interessanti per gli esperti è vedere quello che tecnicamente viene chiamato il fingerprinting dello spettro, cioè cercare di capire effettivamente dov'è che ho potenza nel tempo e su frequenze diverse, perché tecnologie diverse sparpagliano la potenza in trasmissione in modo diverso, somiglia quasi a un riconoscimento dell'immagine. Quindi io già da qui posso capire quali sono le tecnologie che stanno praticamente coesistendo se sto osservando la rete in quel momento. Poi posso fare qualcos'altro, posso campionare il segnale che ricevo. Adesso qui andrei un po' più nel tecnico, ma più o meno posso non solo vedere la potenza che è un parametro medio, ma posso vedere le dinamiche di questo segnale e capire che tipi di modulazione sto utilizzando, ma potrei anche acquisire degli altri dati, ad esempio dei dati meteorologici. Perché?
il link millimeter wave funziona male in caso di pioggia. Quindi se io devo riconfigurare dinamicamente la mia rete, potrei aver bisogno di monitorare tante cose, anche delle cose apparentemente lontane da quello che è il funzionamento della rete stessa. Quindi mi serve poter fare un monitoraggio non solo delle prestazioni percepite dall'utente, ma di tante piccole cose di basso livello. Parlavamo di quei livelli di potenza, di quelle dinamiche dei segnali. Ma posso fare una cosa del genere negli apparati di rete che abbiamo visto finora? Beh, l'apparato di rete è un po' una cosa chiusa, cioè posso sì configurare quei parametri, ma non è che il costruttore mi permette di guardare bene all'interno cosa, come l'ha implementato e quali sono i segnali sulla base dei quali ha preso certe decisioni. Allora ecco perché uno degli elementi veramente forti per cui l'intelligenza artificiale si sta imponendo oggi nelle reti è la possibilità di avere quegli strumenti programmabili via software e soprattutto quegli strumenti aperti dove io posso entrare ad andare a leggere i parametri di basso livello e a forzare delle configurazioni più evolute di quelle che avrei potuto fare finora. Hardware aperto, software aperto, dati. Allora, qui sono citati due progetti, anzi tre progetti europei. Wishful è un progetto H2020, visto che ne abbiamo parlato, a cui ho partecipato anche col mio gruppo all'Università di Palermo, proprio per sviluppare un software aperto per il controllo di nodi wireless. Monroe e DeWine sono altri due progetti H2020 che hanno raccolto tracce di reti vere a basso livello e le hanno rese disponibili per chiunque ci voglia fare sperimentazione. Hardware aperto, software defined radio. Oggi con pochi soldi possiamo comprare un nodo dove io posso implementare dalla radio FM alla stazione base GSM che un po' di tempo fa mi costava, magari c'erano ancora le lire dai 50 ai 100 milioni di lire, e adesso con, voglio esagerare, 1000 euro mi compro il modello quello top e posso farlo funzionare come una stazione LTE. Perché c'ho anche il software, Open Air Interface è un software aperto che implementa tutto lo stack LTE sia sulla parte radio sia sulla parte core, e ci sono tante piattaforme potentissime, addirittura c'è la possibilità di utilizzare dell'hardware aperto da remoto. E qui vi cito un altro progetto molto interessante che si chiama Colosseum, è il testbed più grande al mondo di reti wireless, è disponibile alla Northeastern University, ma si chiama Colosseum perché il principal investigator, il professore responsabile di questo progetto è un mio ex collega italiano della Sapienza emigrato, e lì hanno un emulatore con una quantità di software defined radio, il testbed più grosso al mondo. Sono più di 256 nodi wireless intelligenti che emulano più di 65.000 canali wireless ed è disponibile l'accesso da remoto. Quindi se anche non me lo voglio comprare, ci posso sperimentare da remoto per provare a implementare le mie logiche di intelligenza e giocare con quello che significa, implementare intelligenza in rete. Poi vi citavo Open Air Interface, qua sono tutti dei blocchi super tecnici, solo per dirvi esiste del software aperto per fare la stazione base LTE in casa e per fare una core network in casa che funziona anche con un cellulare comune. Questo ad esempio è il minimo che vi serve per costruire una vostra rete radiomobile. E se abbiamo queste stazioni aperte, abbiamo un po' chiuso il cerchio, perché possiamo monitorare questi parametri di basso livello, possiamo addestrare i nostri modelli, ormai abbiamo più o meno capito come, e possiamo poi forzare delle azioni, cioè li possiamo riconfigurare questi nodi a nostro piacimento, facendogli fare quello che vogliamo. Adesso vado, all'ultima parte dell'intervento con la discussione di alcuni piccoli casi iniziali, perché poi intelligenza può significare tante cose, prima di arrivare a delle reti completamente autonomiche, su cui pure si sta lavorando, cioè delle reti che un po' come le macchine di fantascienza si programmano da sole, potremo avere magari delle cose un po' intermedie. E in particolare per il momento si sta lavorando a quattro ambiti diversi, l'ambito di cui vi parlo è quello della coesistenza di tecnologie eterogenee, che è un tema molto forte perché nelle reti 5G come minimo abbiamo queste slice che coesistono, che possono implementare soluzioni anche completamente diverse, ma per di più abbiamo la compatibilità all'indietro con tutte le reti precedenti, quindi comunque dobbiamo gestire il 4G, dobbiamo gestire il Wi-Fi, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che impariamo
possiamo anche poi cercare di trasferirlo da un dominio applicativo ad un altro. Questo lo salto per questioni di tempo. Concentriamoci direttamente sul nostro caso d'uso, coesistenza di tecnologie eterogenee. Allora, uno dei problemi fondamentali delle reti wireless è lo spettro radio, perché lo spettro radio è finito. Se io voglio, diciamo, un nuovo abbonato con una nuova DSL, pazienza, gli passerò un altro po' di fibra e lo raggiungerò a casa. Ma se io in un'area ho bisogno di avere più utenti, lo spettro non me lo posso inventare. E questa è l'occupazione dello spettro in America. Ci sono vari quadratini colorati che rappresentano porzioni diverse di spettro e tecnologie diverse autorizzate a utilizzarlo. Perché autorizzate a utilizzarlo? Perché finora il modello principale di accesso allo spettro è avvenuto con regolamentazione, pagamento di licenze. L'operatore paga a caro prezzo, discutevamo ieri le licenze, e può usare una porzione di spettro a uso esclusivo. In realtà ci sono piccole eccezioni, ci sono le cosiddette bande libere, le bande ISM, quelle che usiamo per il wifi, usiamo per altre tecnologie come l'ora, delle bande molto preziose perché sono a disposizione di tutti e ci permettono di avere una splendida connettività dati senza pagare, perché come dice lo stesso nome, banda libera significa che chiunque le può utilizzare con dei vincoli sui massimi livelli di potenza ammessi, cioè non ci dobbiamo disturbare troppo gli uni con gli altri, quindi non posso sparare chissà che potenza, 100 milliwatt in Europa. Allora, posso pensare a un modello più efficiente di questo, cioè o pago la licenza oppure la banda è libera e ce la dobbiamo gestire tutti. Beh, si sta ragionando tanto su quello che si chiama un meccanismo nuovo cognitivo, cioè dei dispositivi intelligenti che cercano di capire chi hanno intorno, se sono da soli oppure no, e se ci sono delle bande magari non utilizzate, perché ci sono porzioni di bande che sono state date in licenza e poi negli anni sono state utilizzate poco, ecco che queste radio cognitive possono eventualmente decidere di occuparle per le loro trasmissioni, senza dare troppo fastidio a quelli che in teoria ci hanno pagato delle licenze. Quindi se c'è l'utente primario, io la banda non la posso utilizzare, ma se l'utente primario non c'è, magari sì. Sulla radio cognitiva si lavora da tanto tempo da un punto di vista della ricerca, però ancora nessuno le ha viste troppo sul campo perché c'è una perplessità forte di cui parlavamo anche ieri sera. Ma siamo sicuri che poi questa cosa possa veramente funzionare? Cioè, siamo sicuri che poi non disturbiamo chi paga le licenze e non finiamo per distruggere tutto? Perché se non ci mettiamo d'accordo fra di noi e tutti trasmettono contemporaneamente sugli altri, nessuno capisce più niente e andiamo completamente al collasso. Non abbiamo migliorato l'uso dello spettro, ma l'abbiamo reso completamente inutilizzabile. Allora, in questo contesto, le ultimissime estensioni della tecnologia LTE, sempre alla ricerca di nuova banda, nuovi spazi, perché l'operatore si lamenta che ha pagato troppo per le licenze, dicono: ma se le licenze ISM senza licenza sono per tutti, saranno anche per noi, perché la tecnologia tradizionale cellulare non può utilizzare anche queste licenze libere per fare percepire all'utente un servizio migliore attraverso quella che si chiama carrier aggregation, cioè io magari gli continuo a dare connettività sulla banda licenziata, così un minimo contento lo faccio, perché almeno quella non me la tocca nessuno, però poi potrei attivare un'altra cella su bande ISM, sulle stesse bande del Wi-Fi, per fargli percepire una velocità aggiuntiva, come se gli mettessi a disposizione due tubi invece di uno. Ma chiaramente questa cosa ha un problema non trascurabile, che è quello di interferire con le reti su spettro libero. Allora, ci sono vari studi in proposito che dicono: ma no, non si disturbano tanto, in fondo LTE sarà gentile con Wi-Fi perché gli lascerà un po' di spazio libero. Perché gli lascerà un po' di spazio libero? Perché queste due tecnologie sono molto diverse. Il Wi-Fi è una tecnologia molto democratica. Prima di trasmettere, io ascolto sempre per non disturbare gli altri, perché sin dall'inizio è stata progettata per essere una tecnologia in uno spettro condiviso. Invece LTE è nata per uno spettro a uso, diciamo, esclusivo. Quindi LTE è prepotente. Se vuole trasmettere, trasmette. A intervalli irregolari, trasmette. Allora, siamo sicuri che l'una con l'altra funziona? Ci possiamo fidare del fatto che LTE, vabbè, lascerà spazio ogni tanto anche a Wi-Fi? Beh, le cose per il Wi-Fi potrebbero andare molto male, a meno che non proviamo ad introdurre dei meccanismi per
per rendere questi nodi intelligenti, cioè per fare in modo che se il nodo Wi-Fi si accorge che è entrato LTE prepotente, cominci ad essere un po' meno gentile pure lui, ad esempio ogni tanto trasmettendogli di sopra per distruggere la trasmissione di LTE, basterebbe alzare la soglia di potenza minima in base alla quale la stazione Wi-Fi decide se il mezzo è libero oppure no. Gli facciamo percepire il mezzo libero anche quando c'è LTE. Allora, se introduciamo dei meccanismi di questo tipo, in cui non solo LTE può prendere decisioni unilaterali, ma anche Wi-Fi può cambiare le sue logiche di decisione, adesso non vado nei dettagli, posso implementare una specie di reinforcement learning, cioè posso fare in modo che il nodo Wi-Fi e il nodo LTE stimino quello che sta succedendo in rete e decidano se trasmettere di più o di meno, se essere più o meno gentile, interagendo nello stesso ambiente, monitorando se le cose stanno andando meglio o peggio di quello che era successo prima e riaggiustando il loro comportamento di conseguenza. Chiaramente sto cambiando i protocolli perché io sto, diciamo, implementando sopra il protocollo una logica di secondo livello, grazie non solo all'intelligenza che sto implementando, ma anche al fatto che posso monitorare qualcosa di basso livello e cambiare il comportamento della scheda, cosa che finora non era pensabile perché queste tecnologie erano a scatola chiusa, implementate in modo monolitico, qua c'è l'interfaccia di rete, si comporta così e te la tieni. E invece implementando un meccanismo di questo tipo, quindi aggiungendo questa intelligenza ai nodi, beh, le cose per entrambi possono andare molto meglio, cioè ci possono guadagnare tutti, perché magari ogni tanto è vero che non ci sono nodi Wi-Fi in quel caso, perché no, il LTE potrebbe anche prendersi quella banda, ma in generale se i nodi Wi-Fi hanno bisogno di trasmettere, quella è una banda libera e tra le varie cose libere che dobbiamo difendere, dobbiamo anche difendere il diritto di usare lo spettro libero implementando dei meccanismi di coesistenza pacifica. Allora, in conclusione, tutto quello che abbiamo detto finora, diciamo che si sta sviluppando aggiungendo dell'intelligenza, aggiungendo dei moduli sopra degli apparati riconfigurabili, degli apparati che ci fanno vedere delle cose che finora non potevamo vedere, ma è sempre, diciamo, un sovrastrato che andiamo a mettere sopra una rete esistente. Quello su cui si sta cominciando a lavorare, ci sono stati i primi bandi europei qualche mese fa, sono invece delle reti di cosiddetta sesta generazione, ad esempio ci stanno lavorando tantissimo in Sud Corea, visto che ieri ne stavamo parlando, Samsung sta investendo massicciamente su queste cose, dove l'intelligenza artificiale invece finisce proprio dentro la rete, non sarà più implementata come un modulino sopra che cerca di risolvere qualcosa, ma nativamente io cambio proprio il mio concetto di rete per andare verso questo sistema completamente autonomo, dove io aggiusto le cose in funzione delle applicazioni che faccio, se ho veicoli, se ho droni, se ho realtà virtuale, eccetera, sia lato rete di accesso sia lato core, perché ho sempre questa dualità. Io con questo avrei finito, spero di essere rientrata più o meno nei tempi.